Poracci, secondo TG Poro in due giorni e di nuovo eccoci con solo risposte sbagliate. Il misterioso titolo di ieri era ovviamente Mario Power Tennis. Che nostalgia per quella stagione in cui i titoli sportivi di Mario spaccavano di brutto. Ma una scena del genere non poteva non far pensare al Bowser del film e alla fenomenale interpretazione di Jack Black. Tanto che, bravissimi, avete tirato fuori pure il testo. Complimenti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi tra una live e l'altra. Quella di oggi sarà un'altra puntata ricchissima e purtroppo dovrò comunque tagliare fuori un sacco di notizie perché il tempo stringe. Vi ricordo infatti che oggi, di nuovo alle 22:30, ci rivedremo in live qua su YouTube per seguire insieme il PlayStation Showcase dedicato interamente a Final Fantasy XVI. Quindi non c'è veramente tempo da perdere e, sincero, non capisco cosa state aspettando. Iscrivetevi a questo canale e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tantissimi links, tutti da cliccare, fatelo, mi raccomando. Io ho detto tutto, iniziamo! Nonostante la vicinanza tra le due puntate, riusciamo comunque a ricavare un discreto angolo della poracciata. Infatti Sony ha annunciato quali titoli entreranno a far parte del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di aprile e come al solito c'è un divario qualitativo impressionante. Il tier di mezzo è quello che si becca tutta la roba interessante. Si uniscono alla libreria di giochi PS4 e PS5 tanti titoli, tra cui spiccano Kena o Kena, Bridge of Spirits, Doom Eternal, Wolfenstein, The Evil Within e anche Monster Boy and the Cursed Kingdom. Purtroppo è il catalogo dei classici a ricevere ancora una volta un aggiornamento di serie B. Ma proprio a essere gentili. Con tutto il ben di Dio da cui potrebbero pescare ogni mese, anche questa volta la selezione lascia con l'amaro in bocca. Vengono aggiunti infatti i primi due Doom, Doom 64 e Doom 3, tutti emulati nella versione PS4, quindi classici fino a un certo punto. E inoltre si aggiunge anche la Definitive Edition di Dishonored, altro titolo PS4 spacciato per classico. Purtroppo però le brutte sorprese non finiscono qui, perché mentre queste nuove aggiunte arriveranno il 18 aprile, da metà maggio c'è un nome illustre che abbandonerà il Plus, ovvero Marvel's Spider-Man. Nome non solo di un certo livello, ma si tratta anche di una produzione first party, un'uscita che avviene molto probabilmente per dei problemi di copyright, ma che lascia veramente interdetti. Per ritornare un po' a sorridere, dalle parti di Sony è stato aggiunto un nuovo collezionabile all'interno del programma PlayStation Stars, che altri non è che un bobblehead di Shuhei Yoshida, il gigante di Sony, da sempre legato al nome di PlayStation e uno dei volti più riconoscibili dell'azienda, sarà ottenibile semplicemente avviando uno dei sei giochi consigliati dallo stesso Yoshida. Ma vi immaginate una cosa del genere con Miyamoto o Aonuma? Sarebbe un sogno. Il 13 aprile verrà ricordata come una data importantissima per il gaming, ma gli eventi digitali non finiscono qui, anzi, sono previsti altri due appuntamenti per i prossimi giorni. Ve li riassumo al volo. Il 19 aprile alle 16 italiane, Capcom presenterà le novità del quinto free update di Monster Hunter Rise Sunbreak, giusto per ricordarci come si tiene alta l'attenzione nei confronti di un titolo. E come al solito sono previste numerose novità contenutistiche per questo aggiornamento gratuito, mentre alla mezzanotte tra il 20 e il 21 aprile, sempre Capcom, trasmetterà un evento di mezz'ora dedicato a Street Fighter 6 che si preannuncia con una stream esplosiva. Il trailer si concentrerà sulle nuove modalità di gioco come World Tour, Battle Hub e Fighting Ground, ma ci sarà anche una grande sorpresa sul finale. Ciliegina sulla torta, il tutto sarà presentato dal rapper Lil Wayne, una cafonata rara. Nel mentre però ci stiamo perdendo per strada alcune uscite importanti. Innanzitutto è praticamente dietro l'angolo, ma il 19 aprile, la settimana prossima, uscirà finalmente su Switch e PS4 la collection delle pixel remaster dei primi Final Fantasy. Non vi nascondo che ho un discreto hype per questa collection, perché un giretto su Final Fantasy 6 me lo rifaccio volentieri, ma l'essermi perso la versione fisica esclusiva dello store Square Enix mi fa proprio male al cuore. Si parla tanto di GameCube e revival vari, e quindi vi tiro fuori
fuori una vera chicca. Lo shoot'em up Shikigami no Shiro 2, ovvero Castle of Shikigami 2, arriverà presto anche su Switch in formato fisico. Il titolo esce oggi in digitale nella versione approdata su PC nel dicembre 2021, ma in Europa, entro la fine dell'anno, sotto il publisher Red Art Games, sarà pubblicata anche la versione fisica. Se siete amanti dei Bullet Hell, questo non dovete lasciarvelo sfuggire assolutamente. E poi abbiamo una data anche per Super Bomberman R2, che arriverà in Europa il prossimo 14 settembre. Questo secondo episodio promette di espandere tutto quello che si è visto nel titolo del 2017, rimediando ad alcuni dei suoi problemi più evidenti. Oltre alle numerose modalità online, Konami promette anche una modalità storia completamente aggiornata e, almeno dal trailer, il titolo sembra promettere parecchio bene. Non trovate? E a proposito di trailer, passiamo alle notizie del giorno. Oggi abbiamo finalmente posato gli occhi sui 3 minuti di trailer finale di Tears of the Kingdom e, per quanto mi riguarda, si tratta di uno dei filmati più emozionanti degli ultimi anni. Fate attenzione però, do per scontato che tutti quanti voi lo abbiate già visto, ma a chi vuole arrivare completamente senza spoiler al 12 maggio, forse farebbe meglio evitare questa sezione del video e anche tutto il trailer, perché anche se manca gran parte della contestualizzazione, le immagini svelano tanto, lo fanno con stile, ma si tratta comunque di tantissima roba inedita che magari molti di voi vorrebbero riservarsi come sorpresa. Quindi vale sempre lo stesso consiglio, state molto attenti in questo mese che ci separa dall'uscita di Tears of the Kingdom, soprattutto state attenti ai social e in particolare a quelli di Nintendo, perché anche loro stanno pubblicando delle cose belle succose. Io comunque ancora sono stra-emozionato al pensiero di questo trailer e sono fermamente convinto che si tratti del modo migliore per chiudere questa particolare campagna marketing sul gioco. Un filmato epico ed estremamente emozionante che fa da contraltare alla dimostrazione didascalica avvenuta qualche settimana fa. Non voglio dilungarmi troppo su questo trailer perché credo che domani gli dedicherò un video intero, c'è veramente un mondo di roba da dire al riguardo, però siamo d'accordo che un trailer del genere spazza via un po' tutti i dubbi che si potevano avere sulla qualità di Tears of the Kingdom, altro che DLC di Breath of the Wild, qui c'è veramente tanta carne al fuoco. Anzi, ecco, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa fugace occhiata sul mondo del nuovo Zelda e se il trailer ha cambiato il parere che avevate sulla produzione, in meglio o anche in peggio. Integrerò i vostri pareri poi nel video di domani, quindi ditemi la vostra. Ma dicevamo appunto che nell'ultima settimana ne sono successe di tutti i colori e rumor e leak non riguardano solo l'universo Nintendo. Anche Sega è stata vittima di un corposo leak che ha avuto anche un impatto mediatico di un certo livello. Sono state trafugate infatti le immagini di due titoli non ancora annunciati e si tratta di due nomi che fanno scalpore. Purtroppo non posso mostrarvi le immagini, tanto che l'account che ha dato il via a questo leak clamoroso è stato addirittura cancellato da Twitter e non posso rischiare di entrare nel mirino degli avvocati Sega. Però cercherò comunque di raccontarvi più o meno quello che è successo e quello che si è visto. L'ex utente Twitter AV2Game Noyami ha condiviso un filmato proveniente, a quanto pare, da un meeting interno di Sega Japan del 2021, dove venivano mostrate sequenze di footage appartenenti a titoli diversi. La clip, con il watermark Work in Progress, si apriva con delle immagini di Yukari di Persona 3 che sparava delle frecce magiche, poi si passava a delle sequenze allora inedite di Sonic Frontiers e si chiudeva con un ballo di beat da Jet Set Radio. Si trattava non di footage di repertorio, ma di immagini inedite appartenenti probabilmente a dei remake veri e propri. Si tratta di fake? Tutto può essere, ma nonostante l'account Twitter non sia più raggiungibile, sono diverse le pagine che hanno confermato questo report, pubblicando in modo un po' più sicuro altrettanti materiali trafugati, tanto che Gematsu, pur non confermando la veridicità delle immagini di Persona 3, ha confermato di essere a conoscenza che il remake sia in sviluppo presso Atlus da diversi anni. E non dimentichiamoci che Sega recentemente, secondo The Rumor, non solo aveva dato il via ai remake di Crazy Taxi e Jet Set Radio, ma aveva più volte ripetuto l'intenzione di voler attingere dalle sue IP storiche per proporre nuove produzioni a grande budget dei Super Games. E poi si tratta sempre di leak provenienti da qualche anno fa, 2021, quindi magari i progetti sono in stallo o sono stati cancellati. Ma due ritorni del genere, vi dirò, non mi sembrano così improbabili, soprattutto ora che Atlus sta
dimostrando un interesse sempre più attivo nel portare il brand di Persona ovunque. Voi poracci, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere un remake di Persona 3 non più costretto dai limiti della versione portable? E quanto sarebbe bello vedere glorie del Dreamcast come Jet Set Radio e Crazy Taxi tornare su console di attuale generazione? Per me sarebbe un sogno. E per chiudere bisogna assolutamente parlare di PlayStation Q-Lite prima che sia troppo tardi, perché se continuo a rimandare questa notizia finisce che l'annunciano ufficialmente prima che io ne possa parlare. C'è molto hype intorno a questo leak, ma anche tanta confusione su quella che viene indicata come l'erede spirituale di PSP e PlayStation Vita, ma attenzione perché le cose non è che stanno proprio così. È stato Tom Henderson a riportare per primo sul sito di Insider Gaming l'esistenza di questa PlayStation Q-Lite. Si tratta dello stesso leaker che parla ormai da tempo di una PlayStation 5 Slim con lettore ottico rimovibile e anche di una PlayStation 5 Pro. Secondo Henderson, il device avrebbe la forma di un controller DualSense con al centro uno schermo LCD da 8 pollici, ma attenzione, non si tratterebbe di una vera console portatile. Q-Lite non sarebbe né l'erede spirituale di PSP e PS Vita, né un device pensato per il cloud gaming. Si tratterebbe più che altro di un accessorio PlayStation 5, un'estensione della home console, pensata unicamente per sfruttare il remote play di PlayStation 5 e garantire tramite una connessione internet uno streaming fino a 1080p e 60fps. Ed è una cosa diversa dal cloud gaming, perché si tratta di uno streaming legato sempre e comunque alla console principale. Per Henderson, Q-Lite sarebbe prevista per novembre di quest'anno, dopo l'uscita della Slim, ma prima della Pro, e rientrerebbe in quella che anche Jeff Grubb ha ribattezzato come la seconda fase della PlayStation 5. Sony avrebbe intenzione di rilanciare la sua piattaforma non solo con una revisione hardware, ma anche con una serie di accessori che ne arricchiranno l'ecosistema. Tra questi ci saranno delle cuffie wireless, delle cuffiette stile earbuds sempre wireless, l'hard disk rimovibile e anche la Q-Lite. Più che una nuova console, sembra più che altro l'ennesimo accessorio a utilizzo ristretto che potrà interessare solo una cerchia specifica di utenti ultra appassionati. Abbiamo visto poi con esempi come il PSVR 2 che, nonostante la forza del brand, a incidere tanto sul successo di questi device è il prezzo. Secondo voi a quanto verrà lanciata un'ipotetica PlayStation Q-Lite? Può avere senso un device di questo tipo pensato esclusivamente per il remote play venduto a 100 o 200 euro? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Anzi, vi aspetto tra pochissimo in live alle 22:30 sempre qui su YouTube per seguire insieme il PlayStation Showcase dedicato a Final Fantasy 16. Mi raccomando, velocemente, nerdate duro, riposatevi comunque un pochino, dormendo soni tranquilli, e poi ci rivediamo qui in live. Io sono il Poro Tardi, Michele Live, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Aiuto, è tardissimo!